siamo giunti al nuovo appuntamento di The Witch Collection. Oggi parleremo di detergenti viso, salvettine, eccetera, eccetera, di acqua micellare. Quindi vi ho messo all'interno acqua micellare, detergenti per il viso e salvettine. Di roba ne ho un bel po', ma credo che sono messa anche bene perché ho visto altre ragazze che hanno più roba. Allora, partiamo da salvettine struccanti che mi sono rimaste tra le scorte. Allora, ce le ho queste qua, di Natta Bio, certificati IAB, con all'interno Altea officinale, camomilla e tè verde. E ne ho ben due. Queste qua, quando le trovo in offerta da Tigotao e Galassia, le prendo sempre perché costano comunque poco e sono comunque con un buon inci. Questi sono certificati IAB, vegan, ok, 25 salvettine, comunque hanno tutte le certificazioni. Poi ho altre due salvettine struccanti viso e occhi, strucca, deterge e rivitalizza, 25 pezzi, anzi una di Sensor, questo qua. Queste sono le salvettine che hanno un buon inci, anche queste, senza parabeni, eccetera, eccetera. C'era anche scritto da qualche parte, con la vitamina B5 e vitamina E. Comunque anche questi hanno un buon inci. Ah, eccolo qua. Formula naturale, no peg, no slash, no parabeni. E poi l'ultimo pacchetto che mi è rimasto è questi qua della Fria, struccanti bio, formula all'acqua micellare con estratto di vite rossa bio, effetto vellutato, azione addolcente. Questi qua sono certificati ICEA. Io sui struccanti per il viso non ci faccio molto caso, però quando vedo che ci sono salvettine struccanti in offerta bio, li prendo, insomma. Utilizzo anche non bio, però quando posso preferisco. Bene, passiamo ai detergenti viso. Allora, di acqua micellare tra le mie scorte ne sono rimaste, ce le ho tutte ammucchiate, quindi vado a random, ragazzi. Allora, l'acqua micellare della Yonzac Anti-Age, questa qua è un boccettone di 500 ml, è un prodotto biologico. Io spesso queste acque micellare le trovo all'Esselunga, ma non ci sono sempre all'Esselunga, solo quando hanno la settimana di bellezza. E quando c'è la settimana di bellezza mi fiondo e le prendo perché mi piacciono sempre tanto le acque micellare di Yonzac. Poi ho questa qua di Garnier Skin Active, quella è la rosa, di cui ho sentito parlare molto bene. Questa qua rosa non riuscivo mai a trovare, una volta che l'ho trovata, che era rimasta l'unica, l'ho presa, ho detto ti proverò. Poi ho questa qua di Alchemilla ai fiori d'arancio, ne ho sentito parlare in lungo e largo di questo prodotto. So che il best seller è quello alla rosa, c'è anche quello di T3. La rosa, cioè mi piace la rosa, però ogni tanto mi piace cambiare. Ho optato per quell'arancione, il fiore d'arancio, perché comunque il T3 non mi sembrava il caso. Oggi sono un leoncino. Bene. Poi ho il gel dermodetergente reidratante della Yonzac. Comunque io di Yonzac ho un po' di prodotti perché è uno dei miei marchi preferiti, perché sulla mia pelle sono davvero molto sono dei prodotti adatti per la pelle che ha problematiche tipo reattiva, che si irrita facilmente, e secondo me è uno dei marchi che è avanti con queste formule perché all'interno contiene l'acqua termale. Su di me l'acqua termale è un tocca sano, quindi quasi tutti i prodotti di Yonzac di diverse linee su di me funzionano. Poi ho latte tonico rinfrescante viso con succo di aloe vera, estratto di ginkgo, questo qua, di Le Driadi. Anche questo è un prodotto con un inci verde che mi ispira un sacco. Ho provato la crema, me ne ero innamorata di estate. Vediamo questo. Io ho sempre sperato di trovare la versione in gel, so che probabilmente non esiste, però sarebbe stata ottima in gel per l'estate. Poi ho
di Fitto Relax Bio, latte, olio, detergente, viso e occhi con omega 3 omega 6 certificato ICEA. Poi sempre di Bio Fitto Relax ho idroavena per pelle stanche delicate, latte tonico struccante. È da un po' che cercavo la mousse, però quando ho trovato questa versione l'ho presa perché avendo la pelle secca, secondo me sulla mia pelle sarà un ottimo prodotto perché il siero mi ha fatto impazzire. Poi ho un altro prodotto di Io Eco di Monotem, quello là al cetriolo, che quest'estate non mi è piaciuto ma mi è rimasto un'altra confezione. Poi di Yonzac ho il latte dermo detergente alta tolleranza per le pelli reattive. Questo qua contiene al secondo posto la malva, quindi deve essere molto lenitivo. Vi ho detto che di Yonzac qualcosina c'era. Poi ho gli struccanti, non gli struccanti, allora ho l'olio micellare di Sobioetic, questo è certificato EcoCert, un prodotto biologico, serve per struccare viso e occhi. A me queste tipologie di prodotto piacciono tantissimo. Poi vabbè, ho lo struccante della Yves Rocher che non può mai mancare nelle mie scorte. Poi ho l'acqua micellare anti-pollution con, per viso e occhi, con 96% di ingredienti naturali. Questa qua nuova che era uscita, l'ho accalappiata. Poi ho detergente viso per pelli normali e sensibili all'acqua di Tiglio di Natura Equa. Sono 150 ml. Un po' piccino per chi usa tantissimo i detergenti. Poi ho il gel detergente viso di Omnia Laboratoire equilibrante viso e occhi aloe vera. Di questo ne ho sentito parlare tantissimo bene, ma ci credete che io non l'ho ancora provato, però sono curiosissima. Poi ho il gel detergente delicato con melissa e malva biologici di La Vera. Anche di questo prodotto comunque ha una bella reputazione perché ne sento sempre parlare benissimo. Poi di Mater Natura ho il famosissimo gel detergente viso purificato di fiore di limone. Poi di Apiarum ho il latte detergente con estratto di pesca, malva e succo d'aloe, la pappa reale. Anche questo è piccino e costa un po'. Sono 100 ml di prodotto, guardate com'è carina la confezione. Poi ho l'olio, no, questa è la mousse olio purificante, lavante, idratante di Pulp de Vie. Questo marchio francese, anche questo biologico certificato EcoCert e non testa sugli animali. Di questo marchio ne sento parlare pochissimo, ma ho deciso comunque di prenderlo perché mi ispirava, perché la base di questi prodotti è la frutta e la verdura. Poi ho di Natura Equa latte detergente con l'olio di argan e burro di karité, questo va qua. Poi sempre di Pulp de Vie ho l'acqua micellare, c'era una volta scritta 4 in 1 di Pulp de Vie. Guardate quanto è carina la confezione, c'è anche scritto Shake Me. Poi ho di Natura Verde Bio latte detergente viso rigenerante con bava di lumaca e aloe vera bio. Di questo non ne ho sentito proprio parlare, mi è stato regalato, ma sono curiosissima di provare. Poi di Bios ho il latte detergente per la pelle secca con Cuperos. L'avevo provato in un pottino piccolino
mi è piaciuto talmente tanto che l'ho acquistato. So già che è un prodotto spettacolare. Poi della saponaria della nuova linea, scusate, mi ho fatto ballare, ho il latte struccante alla melissa senza risciacquo. Questo qua. Poi Giardino dei Sensi, mi stanno calmando gli occhi. La versione eco bio, latte detergente alle rose preziose con la rosa canina, rosa damascena e rosa gallica. Certificato ICEA, 98% di ingredienti naturali. E poi come latte detergente ho quello là di BioCare, con allora latte detergente illuminante con bava di lumaca, olio di argan. Questo qua è certificato vegan e ecocert. E passiamo alle mousse, ragazzi. Ebbene sì, ne ho anch'io un po' di mousse, perché sono patita di mousse detergenti, quindi... Allora, ho la mousse di Cosnature al limone e melissa. Poi, mi manca ancora una mousse. Dove l'ho persa? Beh, comunque... Poi ho ben tre mousse, anche se in questo momento ve ne mostro due, ma ne ho tre, non so l'altra dove è finita. Della Sienne, sempre al limone e melissa. Quando le ho trovate le ho prese tutte e tre. Poi ho la mousse struccante per gli occhi e viso di idratante di Natura Siberica per pelli sensibili e secche. Questa qua, la Natura Siberica piace tantissimo. Poi ho la mousse detergente alla rosa di Cartier. Poi ho la mousse detergente alla malva delicata con mucilagine di malva bio toscana. Poi ho la mousse detergente alla peonia peperosa di Bema. Poi la mousse detossinante detox ossigenante di Yonzac. Comunque ne vedrete di prodotti Yonzac poi negli altri Witch Collection. Poi ho la mousse purificante per tutti i tipi di pelli di Madara. E ho anche la mousse purificante per tutti i tipi di pelle con la violetta e manna, purificante, stringente, rinfrescante di Setare. Questa è l'ultima mousse arrivata nella casa di Setare. E niente ragazzi, vi ho mostrato tutti i detergenti che ho. Per me sono tantissimi, però come vi ho sempre detto io utilizzo tantissimi prodotti, li vedete anche voi nei prodotti finiti, quindi non sono una persona con la smania di comprare e tenerli le cose come statuine, perché io li utilizzo. Infatti non so se vi sembra tanti, se vi sembrano tanti prodotti o pochi, ma ne ho già smaltiti un bel po'. Io spero di esservi stata utile, di compagnia. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi mando un grandissimo bacione e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze!